Questa è la famiglia, la sportiva Equilibrium dedicata all'hiking, trekking e alpinismo. Adesso insieme vediamo le principali differenze tra tutti questi modelli e soprattutto cercherò di aiutarvi a scegliere quale acquistare. Di tutti questi scarponi ci sono tre principali differenze, ovvero l'intersuola, lato maglia e l'altezza del tallone. Iniziando dall'intersuola partiamo dall'Equilibrium Hike, che è quello con l'intersuola flessibile, ovvero un'intersuola che si va a piegare molto quando camminiamo, che favorisce una rullata molto naturale, un'intersuola però che ci darà anche poco sostegno nei tratti più tecnici. Il modello maggiore, ovvero l'Equilibrium Trek, invece ha un'intersuola semirigido, un'intersuola che sì, ci aiuta ancora nell'avere una rullata abbastanza naturale, ma che però inizia già a darci un sostegno adeguato per poter fare anche tratti tecnici come sentieri per escursionisti esperti o vie ferrate. Se poi invece dobbiamo andare a fare qualcosa d'alpinismo, quindi anche col rampone, ecco che la famiglia ST-LT è sicuramente più consigliata, perché avendo un'intersuola rigido calzerà molto meglio il rampone, non si piegherà e questo soprattutto ci aiuterà davvero a poter fare anche tratti un pochino più tecnici coi ramponi. Da questo punto di vista possiamo dire che l'Equilibrium Hike è sicuramente più consigliato per del classico hiking, l'Equilibrium Trek è più consigliato per del trekking anche impegnativo vie ferrate, mentre i modelli LT ed ST sono sicuramente più consigliati per del trekking impegnativo ma anche per delle camminate su ghiacciaio. La seconda grande differenza sta nella tomaia. Iniziando sempre dal piccolino Equilibrium Hike, questo ha una tomaia in sintetico che è veramente molto traspirante. Tra tutti, questo probabilmente è il più traspirante ed è anche quello che vi consiglio se state cercando uno scarpone da utilizzare, soprattutto d'estate quando fa tanto caldo. L'Equilibrium Trek invece ha una tomaia in pelle. Questa tomaia farà sì che sarà sicuramente meno traspirante rispetto all'Equilibrium Hike, ma che ci terrà anche più al caldo nelle giornate un pochino più fresche. Quindi diciamo che lui è sicuramente quello un pochino più tuttofare se stiamo cercando uno scarpone col quale poter andare dalle giornate un pochino calde alle giornate un pochino fresche. Diciamo è un pochino più quello polivalente. Lo stesso discorso poi possiamo farlo per la linea ST ed LT. Perché qui troviamo il modello ST, che anche lui è sintetico, molto traspirante, all'Equilibrium LT che invece è in pelle. Uguale discorso, l'ST ve lo consiglio soprattutto per quando state cercando uno scarpone più traspirante, l'LT invece se state cercando uno scarpone che tenda ad essere un pochino più termico. Diciamo che da questo punto di vista, se state più sul trekking e state cercando uno scarpone più traspirante, allora meglio l'Equilibrium Hike. Se lo state cercando un pochino più tutto a fare, un pochino più termico, l'Equilibrium Trek. Se invece volete stare su sentiero tecnico ed alpinismo e lo volete traspirante, Equilibrium ST. Se invece volete stare su uno più termico, Equilibrium LT. Infine, la terza grande differenza sta nel tallone. Questo perché l'Equilibrium Hike è uno scarpone mid, quindi non è altissimo e questo ci dà un buon sostegno, ma comunque ci aiuta ad avere anche una camminata abbastanza naturale. Per quanto riguarda Equilibrium Trek LT ed ST, questi invece hanno un tallone alto, classico tallone alto che va a chiudere completamente la caviglia e ci darà un ottimo supporto. Ma non solo, perché poi la grande differenza rispetto al Trek è che gli ST e gli LT sono anche ramponabili. Infatti nella parte bassa troviamo la classica tacca dove poter andare ad alloggiare un rampone semiautomatico. Dunque, arriviamo a capire in base all'uso che dovete farne quale scarpone vi consiglio. Se state cercando uno scarpone da hiking con quale fare delle escursioni anche lunghe, ma comunque stando su dei sentieri semplici, sicuramente l'Equilibrium Hike. Se state cercando uno scarpone da fare sia sentieri più semplici sia magari sentieri più tecnici come anche le vie ferrate, allora meglio stare sull'Equilibrium Trek. Se state cercando uno scarpone d'alpinismo, però comunque che sia abbastanza traspirante, soprattutto viste anche le estati calde che sta facendo, meglio stare sull'Equilibrium ST. Se invece state cercando uno scarpone d'alpinismo con quale andare magari anche, non dico fare alpinismo invernale, ma nelle giornate più fredde, allora meglio optare per l'Equilibrium LT con la sua tomaia in pelle. A questi quattro modelli poi ne vanno aggiunti altri due, sempre di famiglia Equilibrium, che sono un pochino meno conosciuti. In particolare parliamo dell'Equilibrium Top e dell'Equilibrium Speed. L'Equilibrium Top è specifico per l'alpinismo invernale, perché è bello imbottito ed ha anche una ghetta esterna contro l'ingresso di neve. L'Equilibrium Speed invece è una versione di Equilibrium molto simile all'ST LT ma con una caviglia bassa.
Questo speed nel particolare è pensato per chi fa alpinismo, ma soprattutto alpinismo fast and light, oppure alpinismo con tanta parte d'arrampicata su roccia. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!